Wouldn't be any better gone. Pari con l'ultimo intervento della mattinata, Cesare Torino. Ciao a tutti. No, io volevo fare un intervento presentando ancora una volta la realtà dell'Unione Inquilini di Bergamo, interloquendo anche col documento nazionale. Purtroppo non ho sentito l'introduzione di Walter, però ho letto il documento. Innanzitutto noi siamo completamente d'accordo sul fatto che questa crisi economica oramai è diventata, come è scritto anche nel documento, una crisi costituente. Sta distruggendo i diritti e lo Stato sociale, ma soprattutto sta producendo frammentazione, passività, solitudine, senso di impotenza. Dopo 8 anni di crisi economica e di politiche di austerità siamo giunti a una situazione drammatica. Ormai la disoccupazione ha un carattere strutturale, la precarizzazione del lavoro è totale, si sta andando verso una distruzione del welfare state, una mercificazione dei bisogni e la restrizione di fatto della democrazia. Sono d'accordo con l'aspetto del documento in cui si parla della dimensione politica di questo governo, del governo Renzi, che se continua da una parte le riforme strutturali imposte dall'Unione Europea ne dà però un salto di qualità, anche nei termini di un cambio di immaginario, verso un'accelerazione della distruzione totale del welfare e della democrazia. Gli effetti sono abbastanza evidenti, la crisi economica si è aggravata con le politiche di austerità e la situazione sta diventando drammatica nelle città, anche nelle città come quelle della Bergamasca, che prima del 2008 vivevano condizioni di benessere. Da un lato l'attacco al lavoro e il salario produce un impoverimento che nelle nostre zone non si è mai visto, dall'altro il taglio del welfare e dei trasferimenti ai comuni sta minando il ruolo di riequilibrio sociale che hanno rappresentato in questi anni i comuni, trasformandoli di fatto in gabellieri senza alcuna più politica sociale. Per cui disoccupati, precari, lavoratori sottopagati, pensionati al minimo, donne sole con minori, formano ormai nei nostri comuni un vero e proprio esercito di disperati senza alcuna protezione sociale e a rischio di marginalizzazione. Noi ci siamo fin dall'inizio, perché di fatto l'Unione Inquilini di Bergamo si è costruito proprio con l'inizio della crisi economica. Siamo sempre interrogati cosa era possibile fare per dare una risposta dentro una fase sociale e politica segnata dall'assenza di un movimento sociale di opposizione di massa. Per cui abbiamo iniziato fin dall'inizio a costruire pratiche sociali che tentassero di dare una risposta immediata ai bisogni imposti dalla crisi, tentando però di sostenere i processi di auto-organizzazione sociale, ricostruendo e rivedendo le prime forme del mutualismo e della resistenza che in Italia nacquero nell'Ottocento, che oggi mostrano tutta la loro attualità. Il nostro modello sono stati i comitati antisfratto e gli sportelli sociali, che abbiamo costruito e ampliato in questi anni e che sono diventati delle vere e proprie strutture permanenti che nei comuni lottano contro la povertà. Ampliando queste strutture, queste pratiche, abbiamo incontrato nuovi bisogni, abbiamo coordinato quindi altre pratiche, alcune le abbiamo sostenute e create noi. Penso per esempio al fatto che in città Bergamo costruiamo da quest'anno i gruppi di acquisto popolare, come succede anche per esempio nella realtà di Viareggio, che è stato un po' un modello anche per noi, il dentista sociale, collaboriamo con altre pratiche mutualistiche e di lotta, gli occupanti delle case, gli ambulatori popolari sul territorio. Perché queste pratiche devono diventare, nella nostra idea, dei veri e propri enti locali popolari, dei veri e propri comuni sociali che interagiscano con le amministrazioni in termini conflittuali e di negoziazione nella lotta per la difesa dei servizi sociali. Queste pratiche
dentro la crisi e dentro lo smantellamento del welfare diventeranno sempre più, avranno sempre più spazio. Nello stesso tempo è giusto quello che pone il documento nazionale, per cui dentro uno smantellamento del welfare gli spazi di negoziazione con le amministrazioni comunali si restringono e le lotte sociali diventano sempre più un problema di ordine pubblico, per cui anche noi, non solo a Milano, abbiamo oramai i picchetti sgomberati con i blindati della polizia. A Milano fa più notizia perché è una grande città, ma ormai questa pratica si sta ampliando, da quanto vedo, sul territorio nazionale. Per cui condivido la posizione, quello scritto nel documento, per cui noi dobbiamo fare un salto di qualità, una maggiore in termini politici, la costruzione di una coalizione sociale in cui pratiche come le nostre si collegano ai sindacati confederali, ai partiti, alle associazioni sul territorio per unificare le vertenze in una piattaforma complessiva. Noi ci stiamo lavorando anche a Bergamo, tra l'altro noi a primi di maggio faremo un convegno in cui chiameremo a raccolta tutte queste realtà per costruire anche a Bergamo questa coalizione sociale di cui parla il documento, già che io sono al congresso, invito il segretario nazionale a partecipare come relatore dentro questo convegno. Sicuramente, come diceva, e sono pienamente d'accordo con l'impostazione di Massimo Pasquini, il adeguare il sindacato alla nuova fase. Noi a Bergamo, l'Unione Inquilini, in questi anni è cresciuta, abbiamo aumentato il livello degli iscritti, oggi siamo più di 400 iscritti, abbiamo sedi che si sono consolidate, abbiamo aumentato il radicamento sia nelle case popolari che tra gli inquilini sfrattati. Però è necessario avere alle spalle un sindacato che sia, come si diceva, non meno organizzato, ma più organizzato, sia a livello nazionale che a livello regionale. Cosa serve a sedi come le nostre, che in qualche modo si sono costruite dentro questa fase nuova? Innanzitutto la formazione. Noi abbiamo quadri che si formano dentro le lotte, che sono giovani e che vengono non da esperienze di lotte e di politicizzazione precedenti e hanno bisogno di una formazione, anche tecnica. La questione dell'autofinanziamento, se ne parlava prima, il tesseramento e il CAF, che anche noi facciamo, non sono comunque, anche il CAF non è abbastanza, dobbiamo pensare a forme di finanziamento nuovo. Noi adesso a Bergamo faremo una festa dell'Unione Inquilini, grazie alla Rifondazione Comunista che ci offre le strutture gratuitamente, di fatto faremo in una delle città intorno all'Interland Bergamasco di Bergamo una festa, magari chiediamo un investimento anche non di carattere economico, ma di carattere politico, organizzativo da parte del gruppo dirigente nazionale. Questa potrebbe essere una delle ipotesi. Comunque, la questione di un indirizzo di carattere politico e organizzativo. Le campagne che sono state aperte dalla giornata Sfratti Zero, la campagna contro le vendite delle case popolari, ci hanno aiutato parecchio ad aumentare i livelli di radicamento. Sarebbe importante che ce ne fossero di più dentro la durata di un anno, di campagne sollecitate dal livello nazionale. E con questo ho finito.